Buongiorno amici di Kikri, buongiorno, buon anno, buona Epifania. Oggi nuova puntata su Altamura, buongiorno Nunzio, oggi ti vedo proprio in gran forma. Oggi nuova puntata, oggi 7 gennaio, fa freddissimo, però mi sembra... La Befana portare, però scusa, sei sicuro che se n'è andata la Befana? Perché stamattina io qui ho visto un sacco di Befane ancora in giro. Ah, forse perché fa freddo, sono incappucciato. Io sono... cioè sto col cappuccio, però mi sembra indelicato nei confronti degli amici, cioè girare la puntata con cappuccio. Buongiorno, paravere che siamo fatti proprio vecchia anziane, ma la tolgo, però non vi spaventate perché i capelli andranno, madonna come uno capito, vabbè. Ah, per par condicio si è tolto il cappuccio anche Nunzio. Buongiorno, iniziamo il nuovo anno 2020, è brutto dire 2020, diciamo 2020 che è più cacofonico. Iniziamo In allegria, in felicità, in speranza che quest'anno sia un anno migliore, Nunzio, che ci porti tanta fortuna e soprattutto tanta salute, perché la salute è fondamentale, è la cosa più importante. Quindi auguro agli altamurani e ai materani tanta, tanta salute. Ci può stare pure lo sold? Cioè, uno... dicono che mangiare lenticchie a Capodanno, cioè mangia tante lenticchie, che tutte queste lenticchie, diciamo, che si mangiano, questo consumo di lenticchie fa fare soldi, sì, fa fare soldi a quelli che li vendono le lenticchie, perché ci stanno hanno venduto quintali di lenticchie, però io mangio lenticchie da piccolo, guarda, il 2 gennaio mi arrivano sempre le bollette da pagare o le multe dei vigili urbani, quindi sfatiamo questo discorso delle lenticchie. Quindi buongiorno, no, non fa niente, le signore belle possono passare, almeno mi sa che era bella quella, sì, è carina, sì, è tutto in diretta, non succede. Allora, sono contento che il 7 gennaio qui ad Altamura a Porta Bari ancora il draghetto, ma allora tu forse non ci crederai Nunzio, ma questo draghetto ha fatto il giro del mondo, cioè io addirittura ho mandato un video su Facebook e nelle visualizzazioni ho visto che l'hanno visto anche in Danimarca, in Germania, tu immagini che hanno visto un draghetto, dici, ma possibile agli Altamura, cioè fanno la cosa natalizia con il draghetto, mai visto in tutta la storia del Natale, però diciamo che noi ci possiamo anche distinguere per la nostra originalità, siamo originali, vorrà dire che l'anno prossimo al posto del draghetto mettiamo un ornitoringo, un'attinia col paguro, il paguro Bernardo, mettiamo una ciurgi, non lo so, cosa mettiamo, il panda, albano. Ah, mentre Albano, anzi salutiamo Albano perché è un grande della canzone melodica. Sì, ci segue da Uccellino, no, Cellino, no, Uccellino. Allora, veloce oggi la puntata. Allora, l'altro giorno Nunzio, stranamente, anche se c'è, dov'è il numero WhatsApp, mandateci sempre le segnalazioni e anche dei video, però stranamente su Facebook, nel Messenger, un amico di Altamura, mi sa Daniele, che saluto, mi ha mandato addirittura la fotografia della contravvenzione di una multa, diciamo, secondo il codice della strada qui ad Altamura, la contravvenzione, diciamo così, una sanzione per violazione del codice della strada riguardo le famosissime ZTL. Infatti qui ce ne abbiamo una ZTL qui in Porta Bari. ZTL, sappiamo cosa è il significato, significa zona traffico limitato, cioè in determinate ore della giornata si limita il traffico, cioè autoveicoli, camion non possono circolare, fatta eccezione, dipende appunto dalla disposizione dell'amministrazione comunale delle varie città, fatta eccezione dei motocicli, ciclomotori, biciclette o taxi, ambulanze o forze di polizia in emergenza. Vabbè, però mi ha detto questo signor Daniele: Emanuele, questa posso fare contestazione in questo caso qui? Perché in effetti stava scritto varco attivo. Varco attivo, io pensavo che il varco era attivo, quindi il varco si poteva, diciamo, passare e so passate. Allora, amico mio, c'è una buonissima notizia, una good news, proprio è stata emanata dal Ministero dei Trasporti, è stato un suggerimento, più che altro non è ancora legge, però c'è questo suggerimento, poi c'è stata anche la Cassazione che ha dato ragione all'automobilista per quanto riguarda la dicitura della ZTL. Quindi in pratica la nota che ha fatto il Ministero
è questa, cioè che praticamente la dicitura varco attivo o varco non attivo, siccome portava spesso in contraddizioni o in errori da parte dei cittadini, ha consigliato di eliminare questa dicitura varco attivo e varco non attivo, cambiandolo, sostituendolo. Quindi alcune amministrazioni si sono già messe, date da fare, hanno già provveduto, quindi sostituire con varco attivo, sostituire con ZTL attiva e ZTL non attiva, perché così è molto più semplice e molto più comprensibile. Dico, già siamo immersi da un sacco di outfit, outlet, tutti questi inglesismi, poi l'italiano che è una lingua così perfetta, dobbiamo anche cadere in contraddizioni. Quindi a questo punto, amico Daniele, così come mi ha consigliato anche un mio legale, puoi fare benissimo un ricorso alla prefettura e sicuramente, visti questi dati, cioè il tuo avvocato, che bravo, sei bravo, deve citare l'informativa del Ministero dei Trasporti, deve citare il numero della sentenza della Cassazione, e sicuramente la multa sarà tolta dalla prefettura, perché in effetti, scusami Nunzio, inquadra adesso qui in Porta Bari c'è varco attivo. Allora, se noi esaminiamo, se stanno il professor di italiano, possiamo anche chiedere che chiediamo, secondo lei il significato di varco cosa le fa capire? Se un varco, un varco? Oltrepassare qualcuno. Quindi se un varco è attivo, che significa? Che Dovrebbe significare che si può passare, invece che il contrario. Appunto, sì. Grazie. Lei è professore di italiano? No, matematica. Perché i matematici sono ancora più precisi per una scienza esatta, mentre l'italiano è discutibile e opinabile. Matematica, 2 più 2? 4. 4. Allora, grazie professore. Quindi, in effetti, varco, anche in italiano, se voi prendete l'accademia del Semolone, no, della Crusca, varco cosa significa? Il varco è un'apertura, tu fai un varco, cioè si apre, e con questo varco, tipo Mosè che aprì il varco, no? Le acque, no? E tu in questo varco fai un varco, questa apertura, e puoi entrare. Quindi se tu scrivi, questi sono stati dei geni questi che hanno fatto questa normativa, dei somari patentati, scrivi, fallo vedere di nuovo Nunzio, varco attivo, induci, ma pure un più intelligente di questa terra, induci l'automobilista a dubbi. Dice, ma varco attivo significa che il varco è attivo, cioè nel senso che io posso entrare. Varco non attivo significa non è attivo il varco, quindi io non posso entrare. Quindi siccome sono accaduti molti casini, molte Wishemblone e Maccheroni, e quindi le amministrazioni comunali non è che fanno questo per far soldi, per far cassa e per prendere, per fregare l'automobilismo, è un deterrente, quindi bisogna farlo, come ha detto il Ministero, in maniera molto precisa e corretta. Quindi pregherei, non so se è competenza della sindaca, ma penso di sì, un comandante, un sottufficiale della Polizia Municipale, l'assessore alla viabilità, di informarsi, verificare se quello che ho detto io corrisponde al vero, ma posso mettere la mano su due fuochi, che in effetti è così. Se andasse a rivedere l'informativa del Ministero, le sentenze della Cassazione, quindi per fare le cose corrette, per non indurre in errore, quindi lo soldo so picchi, quindi le multe è ingiusto contestarlo in questo modo. Quindi da varco attivo la scritta, adesso il buon Nunzio la fa vedere che nelle altre città hanno provveduto, in ZTL attiva e ZTL non attiva. Così è molto più semplice, l'automobilista non può trovare scuse, perché a quel punto ZTL attiva vuol dire che la ZTL è attiva, quindi non puoi entrare. ZTL non attiva, anzi il Ministero si è anche pronunciato in maniera molto più chiara, dicendo che la scritta ZTL attiva deve essere di colore rosso, mi correggo, e ZTL non attiva, la scritta non deve essere arancione, bensì di colore verde, in modo che verde uno capisce, pensa al semaforo verde, quindi posso entrare. ZTL non attivo, rosso, non posso entrare. Cioè non vedo perché
con queste poche accortezze, essere più chiari nei confronti degli automobilisti, cioè basta poco, che ce vuoi? Cioè, non è che comporterà chissà quale aggravio di spese e di costi a parte, diciamo, da parte dell'amministrazione comunale. Per esempio, giusto per dirne uno, o forse perché noi siamo a Matera, capitale della cultura, abbiamo provveduto a fare la correzione. Infatti, se voi andate a Matera, trovate, ve la farò vedere, faremo una puntata a Matera, ZTL attiva, ZTL non attiva. Quindi consiglierei a Daniele di fare tranquillamente ricorso, e anche i cittadini di Altamura che avete ricevuto una contravvenzione per quanto riguarda la ZTL, quindi siete passati con la ZTL attiva, fate tranquillamente ricorso, prendete un buon avvocato, perché sicuramente sia il giudice di pace che la prefettura vi darà ragione, perché c'è un'informativa da parte del Ministero e delle sentenze della Cassazione. Vogliamo salutare giusto qualcuno, Nunzio? C'ho il fogliettino, no, c'ho il fogliettino più piccolo io, Nunzio. Allora, dobbiamo salutare la piccola Giada, vabbè, salutiamo la piccola, e poi devo salutare la signora Angela Maggi, che una signora che la saluta, ciao Angela, ci guarda sempre, guarda, tutti i giorni, mattina e sei notte, le repliche sotto re, ci guarda sempre. Poi buongiorno. Buongiorno, poi due bambini, Pasquale e Filippo, poi un altro bambino, mi bruciano gli occhi, Nunzio, un altro bambino, Anthony, e poi un altro bambino che saluto, anzi ci promettiamo, dobbiamo andarlo a trovare a casa, Cristian Girardi. Ciao Cristian, scusami, oggi siamo indaffaratissimi. Bene, e non facciamo in te, però ti prometto, io non ti promettiamo che un giorno verremo a trovarti e facciamo una puntata a casa tua. Ciao Cristian Girardi. Allora, noi vi salutiamo qui da, come si chiama, che sta da Porta Bari, con la ZTL ancora da correggere. Speriamo che tra qualche giorno, visto che la sindaca è precisa, è precisa, no, si stanno mettendo in direttura. Oh, sono contento. Ti dici che il comune di Altamura è come il Landini a testa calda, o come un diesel, ha bisogno di riscaldare. Io penso che tra 7-8 anni ce la faremo. Vabbè, per oggi è tutto, amici di Chicrichi, sarebbe buono.